Questa sera, buonasera agli amici che ci sono qua. Buonasera perché siamo venuti qua insieme questa sera perché qualcuno un giorno provò la vita nostra di Cristo Gesù. A noi ancora questa sera per grazia siamo qua a poter ancora agli altri poter parlare della grazia di Cristo Gesù. Voi potete dire, ma chi sono queste persone? Persone semplici. Persone che lavoriamo dalla mattina alla sera perché dobbiamo spalmare le nostre famiglie, ma per grazia di Dio abbiamo visto che Gesù è veramente la nostra salvezza, colui che ci ha dato forza e ci dà coraggio di affrontare la nostra vita giorno dopo giorno. E noi in questa sera insieme siamo venuti qua in questa bellissima viale, piazza, per poter insieme potervi annunziare le meraviglie di Cristo Gesù che ha fatto insieme a noi. Questo è quello che vogliamo dire questa sera. Noi vogliamo aprire questo servizio nel nome di Gesù, ci vogliamo alzare in piedi e insieme apriamo questo servizio perché, sapete, noi non vogliamo parlare di noi, noi parliamo perché Cristo ci guiderà in ogni cosa. Signore benedetto, sei Dio di gloria, Signore. Signore, grazie ancora questa sera per questo grande privilegio che ha potuto concedere alla vita nostra. Quello di poterci riunire in questa piazza, Signore, ancora per poter annunziare, Signore, le tue meraviglie, Signore, la buona novella, quella buona novella che è arrivata nella nostra vita e ci ha dato la grazia di poter aprire i nostri occhi, il nostro cuore e poterti ancora insieme lodare, suonare e benedire, Signore. Voglio tu prendere piena residenza, voglio tu guidare ogni cosa, voglio tu toccare i cuori di quanti ascolteranno il messaggio di questa sera, Signore, perché siamo più che vincenti, tu toccherai i loro cuori. Noi ti ringraziamo già anticipatamente per quello che farai, Signore. Grazie a te di gloria, perché ogni cosa noi te la chiediamo nel nome di Gesù, in quel nome glorioso, Padre, che è benedetto in eterno, Gesù. Alleluia, Gesù, gloria al tuo nome, Gesù, grazie, Gesù. Benedetto sei Gesù, grazie, Signore Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù.
accomodate. Abbiamo cantato che lui è degno di ricevere onore e gloria. Qualcuno potrebbe pensare, ma perché deve ricevere onore e gloria? Anche noi in parte veniamo da un passato. Anche noi dicevamo di conoscere Cristo Gesù ed eravamo più che convinti di conoscere Cristo Gesù. Perché dico sempre, i nostri genitori ci avevano parlato di questo Dio che esiste, è morto e tutto finiva là. Ma poi grazie a Dio, perché dicevamo questo, poi qualcuno si presentò nella nostra vita e ci disse, ci raccontò che Gesù invece non è che l'avevano ucciso, ma si è sacrificato sulla croce per riscattare le anime nostre. E gloria a Dio per questo, perché non è cosa da tutti. Gesù, che è Dio, si è fatto carne, è sceso sulla croce ed è rimasto là. Chi poteva uccidere Dio? Ma lui, per amore dell'umanità, è rimasto attaccato a quel legno sulla croce, affinché, diceva di Dio, chiunque crede in lui sarà salvato. Gloria a Dio. Sembrano delle parole strane. Sapete, guardandomi un po' in giro, anche io ero come voi. Mi era indifferente quando ascoltavo la parola di Dio. Tutto mi era indifferente, come se non mi apparteneva niente, come se il discorso non era per me il discorso, era per gli altri, per quelli che ascoltavano, ma il discorso non è per me. E invece questa sera vi vogliamo dire questo: il discorso è anche per te che tu stai ascoltando, è anche per te, perché Gesù non è morto così tanto per morire, ma ha dato la sua nuova vita affinché possa salvare l'anima tua quel giorno che arriverà il giorno, perché il giorno arriverà, quel giorno, e Gesù vuole salvare l'anima tua. Allora oggi ci ha portato a noi qua in questa piazza e potervi dire: apriamo ancora i nostri occhi affinché possiamo accettare Gesù nella nostra vita, affinché possiamo permettere che Gesù regna nei nostri cuori. Non basta dire io credo in Cristo Gesù, non basta dire, perché se domandiamo ce ne accorgiamo che tutti credono, tutti diciamo che siamo cristiani, ma se andiamo un po' a cercare dentro il nostro cuore ce ne accorgiamo che non è così. Allora questa sera, per grazia, per come è successo nella nostra vita, vogliamo che succeda anche nella vostra vita, che anche voi incominciate a riflettere veramente chi è Cristo Gesù e se veramente credete. Perché, amici miei, vi dico una cosa: alla fine di questo pellegrinaggio, che diciamo pellegrinaggio, alla fine di questa vita, perché un giorno finirà la nostra vita sopra questa terra, ci presenteremo davanti al trono della grazia di Dio e ognuno di noi ne darà le sue conseguenze. Ed è meglio convertirci oggi a Cristo, nel cuore a Cristo Gesù, affinché quel giorno, quando ci presenteremo davanti a Cristo Gesù, Cristo ci dirà: entra benedetto del Signore. E noi siamo felici di annunciarvi questo, perché lo desideriamo che anche voi un giorno insieme saremo alla presenza di Dio, di colui che ci ha dato la vita, di colui che ancora oggi ci dà la vita, di colui che ci dà la forza e il coraggio di affrontare i nostri giorni, di colui che ci dà quella forza di poter dire: io insieme a Cristo Gesù ce la farò. Gloria a Dio! Noi stiamo allargando alla presenza di Dio e vogliamo ancora allargare insieme a voi. Sapete, Gesù, la parola di Dio ci impara e ci dice che Gesù ama chiunque, ed è una bella cosa. Ama il bianco, il nero, il giallo, il ladro, colui che si droga, colui che ruba, colui che uccide. Gesù ama chiunque e li vuole salvare, li vuole tirare fuori da questo
Da questa chiamiamo la malattia. Lo vuoi tirare fuori affinché possa arrivare la luce nella loro mente, nei loro cuori e possano veramente guardare la verità. Ma bisogna accettare Cristo Gesù nel dentro il cuore. Poi tutto farà Lui. Amico, tu ascolta, perché Gesù sta parlando al tuo cuore. Gesù dice, vieni a me così come sei, per quello che sei, poi ci penserò io. Lascia stare tutti i tuoi pregiudizi, ma io sono un ladro, io non ce la posso fare, io sono quello, io sono quell'altro. Vieni a Cristo Gesù e Gesù ti darà la vita eterna. E non solo la vita eterna, ma tutti i giorni ti guarderà, ti assisterà, ti provvederà in ogni cosa. E noi ne ringraziamo Dio per questo. Gloria a Dio. Signore, grazie, Signore. Vogliamo cantare un altro cantico? Benedetto sia il Signore, grazie, Signore. Affinché veramente il fuoco dello Spirito Santo scenda in una maniera meravigliosa, non solo su di noi, ma ancora su tutti coloro che stanno ascoltando questa sera questo meraviglioso messaggio di Cristo Gesù. Chiudiamo gli occhi e diamo gloria a Dio. Benedetto sia Gesù. Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Benedetto sia il Signore Gesù. Fratello Nicola, avvicinati, presenti davanti al trono della grazia di Dio.
Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Signore, gloria al tuo nome. Padre nostro, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Padre nostro. Gloria a Dio, gloria a Dio. Signore, è una grazia ancora questa sera poterci rivolgere a te, Padre, e noi lo facciamo in quell'unico nome che conosciamo e che la tua parola dice, buon Padre d'amore, in quell'unico nome per il quale noi possiamo accostarci a te, e cioè Gesù, il Figlio di Dio, colui che si è immolato sulla croce per ciascuno di noi. Gloria a Dio, l'ha dato, ha dato volontariamente la sua vita. Gloria a Dio, non sono gli altri, non sono stati gli altri, non sono stati gli uomini che hanno preso la vita di Gesù, ma lui volontariamente l'ha deposta per ripigliarla poi. Signore, vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore, e per noi ancora è una grazia, perché non ci rivolgiamo a te solamente come Dio, ma ci rivolgiamo a te come Padre. Ci rivolgiamo a te come il Padre amoroso, quel Padre che si prende cura dei suoi figli, quel Padre che nella sua infinita bontà, nella sua infinita misericordia, noi che eravamo lontani, noi che non eravamo popolo tuo, noi che non eravamo figli tuoi, tu ci hai incontrati e ci hai fatti figli tuoi mediante il sangue di Gesù. Hai pagato sulla croce, Gesù, un duro prezzo, un caro prezzo, un prezzo elevato, gloria a Dio, ma ci hai fatti figli tuoi. Ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore, e te ne prego, buon Padre d'amore, voglia tu benedire il culto di questa sera, questo culto, Signore, che noi stiamo svolgendo unicamente in ubbidienza alla tua parola. Andate e predicate l'Evangelo, gloria a Dio, è il nostro desiderio. Il nostro auspicio, buon Padre d'amore, è che molti, Signore, toccati dalla Tua parola, toccati dallo Spirito Tuo Santo, possano ricevere questa buona notizia, l'Evangelo della grazia, gloria a Dio, per essere salvati, e si possano, Signore Dio nostro, con noi, avvicinare a noi per glorificare insieme e lodare insieme il Tuo nome, Signore. E come noi, buon Padre d'amore, questo è il nostro desiderio, come noi possano realizzare in speranza la vita eterna, gloria a Dio, la guarigione dell'anima, la presenza dello Spirito Santo, la presenza di Dio nella propria vita. Perciò ti chiediamo, benedici questo culto, benedici, Signore Dio nostro, il messaggio della tua parola che ci sarà predicato tramite la strumentalità, tramite il tuo servo, fratello Leonardi. Signore, prepara i cuori, Signore, perché sappiamo che al di là delle nostre parole, chi convince è solamente lo Spirito tuo Santo, Signore. Gloria a Dio. Benedici, Signore, quanti cantano, benedici quanti suonano, benedici, Signore, coloro che si presenteranno qui davanti per dare la propria testimonianza. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Resta con noi, Signore. Tu ci hai già benedetti, continuerai a benedirci, continuerai, Signore Dio nostro, a manifestare la tua gloria verso di noi. Grazie per Gesù, il tuo figliuolo. Amen. A Dio la gloria e la lode. Il Signore ci benedica.
gloria a Dio. Adesso ascolteremo la testimonianza di una sorella, amiche, insieme ancora possiamo gioire e possiamo ascoltare le meraviglie che Gesù fa nella nostra vita. Pace del Signore a tutti. Io sono oltremodo gioiosa questa sera di poter dire a tutti quanti le cose grandi, le meraviglie che il Signore ha fatto nella mia vita. Io sono, ho sempre creduto in Dio, perché però con la credenza che la maggior parte di noi ha, quello che Dio esiste, che nel momento del bisogno lo cerchiamo, lo abbiamo pregato e poi basta. Ero una credente cattolica, non praticante. Io ringrazio il Signore perché mi ha fatto conoscere la sua presenza, è entrato dentro di me. Nel 2016 io ho avuto un grave lutto in famiglia, ho perso mio marito. Per un anno intero la mia vita è stata, non potete immaginare cosa ho vissuto, perché avevo due figlie da dover sostenere e dovevano essere io a sostenere loro e non loro a sostenere me. Il Signore una domenica, anche se io non so come, mi ha detto vai in chiesa. Mi sono recata nella chiesa evangelica a Mezzoiuso e non ne sono mai più uscita, perché lì ho trovato la pace. Il Signore è entrato dentro il mio cuore donandomi una pace infinita. Da allora in poi io ho continuato a frequentare, ho continuato a pregare, ho continuato a dire il Signore è con me e non mai più mi lascerà. E da quel giorno è sempre successo, è stato così. La mia vita è stata costellata ancora da prove molto forti. La mia vista è pessima, io ho avuto vari problemi, ma il Signore non mi ha mai abbandonato, mi ha dato la forza e il coraggio di affrontare tutt'oggi, pur non vedendo bene, di affrontare giornalmente il mio lavoro col sorriso e testimoniare agli altri che il Signore mi ha salvata, che mi ha reso la pace interiore, che mi ha reso migliore, perché mi vuole di testimonianza a tutti gli altri. Per ultimo, nel gennaio di quest'anno ho avuto un gravissimo incidente stradale. Solo il Signore mi ha potuto salvare, mi ha tenuto in vita e io lo ringrazio per questo, perché vuole che io sia di esempio per tutti coloro che mi incontrano, perché dico, io stavo pregando quando mi è successo l'incidente, fratelli, e io non ho avuto grosse conseguenze, solo tanta paura, tanta sofferenza interna che tuttora mi porto, ma prego il Signore continuamente affinché mi dia la forza di affrontare tutto questo, di superarlo giorno per giorno. Ed è questo che vi dico, fratelli e sorelle e amici tutti che mi ascoltate: aprite il vostro cuore al Signore, perché il Signore si fa trovare, si bussa e ti sarà aperto. Chiedi e ti sarà dato. Chiediamo al Signore di entrare nel nostro cuore, cerchiamolo con tutti noi stessi, perché Egli si fa trovare e non ti lascia, non ti abbandona, ti dà conforto, la pace, la serenità di cui abbiamo bisogno per affrontare tutti i giorni della nostra vita, con tutto quello che la vita riserva, che possono essere. Però bisogna tenere presente una cosa, che il Signore dobbiamo ringraziarlo continuamente, sia per quando ci sostiene nelle prove, ma soprattutto tutti i giorni, nelle piccole cose, nelle cose gioiose, nelle cose belle, perché il Signore è grande, il Signore è buono, il Signore si prende cura di noi, non lo lasciamo, non lo abbandoniamo mai noi stessi, nella preghiera, nel metterci a stretto contatto con Lui, nel chiedere a Lui, vieni Signore, vieni dentro di me, io ho bisogno di Te. Non ci vergogniamo di dire che abbiamo bisogno del Signore, sempre abbiamo bisogno, e lo avremo finché avremo l'ultimo respiro. Fratelli, sorelle, amici, chiedete al Signore, pregate, credete in Lui, e Lui vi salverà, come ha salvato me e come ha salvato tutti i presenti in questo viale. Grazie Signore, grazie Padre mio, alleluia e gloria al suo nome, amen. Gloria a Dio, diciamo, per la bella testimonianza. Sapete, noi così facilmente, ognuno di noi racconta
la sua propria testimonianza affinché gli altri ascoltano ciò che il Signore può fare. Ciò che il Signore fa nella nostra vita può fare anche nella vostra vita, perché alla fine non è, ognuno di noi lo racconta, ma non è perché ce l'hanno raccontato, perché noi stessi l'abbiamo realizzato nella nostra vita e lo raccontiamo agli altri affinché gli altri veramente possano capire veramente che cosa può fare Cristo Gesù nella nostra vita, cosa vuole fare se ognuno di noi glielo permette. Gloria a Dio. Abbiamo un'altra testimonianza, ringraziamo a Dio, sorella Giusy, poi così passeremo alla parola e ringraziamo a Dio per tutto ciò che Dio sta facendo. Pace del Signore a tutti, sono Giusy e grazie a Dio adesso posso dire che sono una salvata per grazia. Allora, io provengo da una famiglia cattolica, all'età di 18 anni più o meno iniziai ad avere dei problemi di attacchi di panico, come penso che tante persone ne soffrono, specialmente al giorno d'oggi, ormai è, diciamo, una cosa molto comune. E in quel periodo non mi mancava nulla, assolutamente, andavo a scuola, la mia famiglia mi amava, mi ama tuttora, mi voleva bene, insomma, non mi mancava niente, ma mi mancava l'amore di Dio. Così stavo male. Vagavo per i vari pronto soccorso, avevo l'ansia che mi attanagliava e così iniziai da sola ad andare nella chiesa che frequentavo, quindi la chiesa, diciamo, della mia, che era allora mia religione, che era, diciamo, cattolica. Ma entravo, piangevo perché veramente cercavo la presenza di Dio, perché io mi rendevo conto che solo il Signore mi poteva aiutare, salvare, però entravo vuota e uscivo peggio di prima, perché in verità, dico veramente, ero delusa, perché dicevo: allora, se nemmeno il Signore mi ascolta, nessuno mi può aiutare, che vivo a fare. Così, però, perché Dio è fedele e il Signore ascolta il grido silenzioso del nostro cuore, e così ascoltò il grido silenzioso di una ragazza di appena 18 anni. E un giorno mi trovai alla stazione centrale seduta a Palermo che aspettavo il pullman ed ero sola. Si avvicinò diretto in mezzo a centinaia di persone una persona con un Vangelo in mano e me lo diede. Io in quel momento lo accettai veramente come, non lo so, in quel momento vidi, non so che cosa, l'accettai, non ricordo nemmeno le parole che mi disse. Lo iniziai a leggere, in 3 giorni il Signore mi guarì completamente. Mi salvò, io mi sentivo come se camminassi sopra una nuvola. Iniziai a glorificare il Signore e nessuno mai mi aveva parlato di Gesù. E io vi dico che voi in questa sera avete l'opportunità, state ascoltando la parola e veramente non c'è cosa più bella. Rendete il vostro cuore al Signore. Così iniziai a leggere, Dio mi guarì e cominciai a capire che quello che fino a quel momento stavo facendo era completamente sbagliato. Era tutto quello che proprio Dio non voleva che io facessi e così poi mi confrontai con una persona che io sapevo fosse evangelica e gli dissi: ma voi credete questo, questo? E lì capii che la mia strada era quella e ringrazio il Signore perché questa è una delle tante cose che Dio ha fatto nella mia vita. Perché Dio ha tante volte manifestato la sua gloria nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, delle mie sorelle, e io non posso che ringraziarlo. Dio vi benedica. E continuiamo a ringraziare Dio ascoltando le testimonianze, perché noi già l'abbiamo scoperto queste meraviglie, ma per coloro che ascoltano, vi vogliamo dire questo, vi vogliamo consigliare. Non è, il nostro non è un Dio, ma è il Dio della gloria. Perché all'infuori di lui non c'è altro Dio. Ed è capace di fare anche questo, di toglierti dalla depressione, di togliere dalla tua mente tutto quello che per te è sempre impossibile, ma agli occhi di Dio può fare ogni cosa. Quando Gesù entra nei vostri cuori, entra la felicità.
Qualcuno oggi può dire: ma che cos'è? Cioè, non c'è felicità nel mondo. Hai ragione, ti dico. Ma se Cristo Gesù entra nel tuo cuore, tu scoprirai la vera felicità. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Vogliamo cantare un altro canto e poi passeremo alla parola? Benedetto sei Gesù. Signore, grazie Gesù. Grazie perché tu stai toccando i cuori, Signore Gesù. Signore, grazie Gesù. Gloria a Dio, Gesù. Allora, passiamo alla parola. Gloria a Dio. La pace del Signore a voi tutti. Leggiamo un testo della parola di Dio che si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, dal versetto 7. È una parola per voi, amici cari, e ancor prima lo è stata per noi, lo sarà ancora per noi, e assieme a voi vogliamo benedire subito dopo questo breve messaggio il Signore Dio del cielo e della terra, Padre, Figlio e Spirito Santo, sapendo che Gesù compierà un'opera nel tuo cuore. E io leggo così in Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo
della fede. A Dio la gloria per la parola del Signore. Voglio soprattutto evidenziare questa espressione: per fede Noè. Noè fu un uomo di fede, dice la Scrittura. Un uomo di fede perché egli obbedì a Dio. E la fede è obbedienza netta, decisa, volontaria nei confronti di Dio, di ciò che Lui è e di ciò che Dio compie, di ciò che Dio promette. È fede, diciamo, fiducia assoluta, e fare affidamento col cuore, perché col cuore si crede per ottenere la giustizia di Dio in Cristo, e per con la bocca si fa confessione a Dio per essere salvati, invocando il nome di Gesù, attraverso cui Dio concede giustificazione, vivificazione al peccatore e adozione, mettendo il peccatore che si converte a Dio, si dispone mediante la fede vivente, e in questo caso la fede che viene prodotta dalla buona novella, dalla parola di Dio, da questo testo, per esempio, che tu ascolti, per darci il diritto in Cristo di diventare, divenire figliuoli di Dio. Facendo una premessa, che nessuno di noi merita alcuna grazia dal Signore, nessuno di noi merita ascolto, nessuno di noi con le sue preghiere può arrivare a Dio, e nessuno può escludere l'esistenza di Dio con le sue molte teorie. Ma una cosa è certa, che Cristo Gesù è venuto nel mondo, dice la parola, per salvare i peccatori. E l'apostolo Paolo, molto colto e molto ricco di cultura ellenica e di conoscenza delle scritture ebraiche, quando si imbatté nella rivelazione di Cristo Gesù, che lo incontra sulla via di Damasco nella sua ribellione e persecuzione contro i cristiani, lui alla voce di Cristo, in quanto egli domandò, venendo accecato, venendo scaraventato a terra, perdendo la sua forza, la sua efficienza, la sua capacità, la sua potenza, scaraventato a terra, a faccia a terra dalla potenza del Cristo risorto, domandò: chi sei, Signore? Perché quella voce magnifica dal cielo gli disse, a lui che perseguitava la Chiesa: perché mi perseguiti? E lui pose una domanda molto coscienziosa, e che era d'uopo al momento, d'obbligo: chi sei, Signore, che parli dall'alto? E immaginate quando egli poté udire che chi parlava, chi l'aveva bloccato, fermato, perché adesso potesse disporre il suo cuore all'ascolto, fosse il Figlio di Dio. Infatti dalla magnifica gloria venne quella voce: io sono Gesù che tu perseguiti. E ritornando al nostro testo, la Scrittura ci ricorda che per fede Noè, il cui nome significa riposo, e credo che una trama stasera vocabolario sia aperto con il riposo, dal fratello che presiedeva, da qualcuno che testimoniava. Il nome Noè significa riposo. La terra passava un momento molto difficile. Il peccato era entrato nel mondo per la disubbidienza dei primi uomini, che Dio mise in un giardino privilegiato, in un giardino che esiste, che esisteva, e che il Signore ci mostrerà un giorno nella sua gloria, presso Iran, l'Iraq, il giardino dell'Eden, che significa qualcosa di stupendo. Insomma, quello giardino significa ristoro, significa tutto ciò che l'uomo poteva avere, ma soprattutto comunione con Dio. Ma l'uomo disubbidisce a Dio, e dice la Scrittura che nell'uomo entrò la corruzione,
che si chiama peccato, e l'uomo imparò facilmente a peccare, a commettere dei peccati. E ci sono persone, per esempio, che sentono il bisogno di andare a confessarsi giorno per giorno, istante per istante. Altri che ormai hanno un accumulo di peccati perché a un certo punto hanno pensato che è meglio escludere Dio. Ascoltate, sia i primi sia i secondi si ritrovano sotto una valanga di peccati, perché se c'è uno che può rimetterci i peccati, quest'uno è Gesù Cristo, il Signore della gloria, che Cristo ha risuscitato e che gli venne a morire per noi sul duro legno della croce, pagando per tutti gli uomini, avendo tutta l'anagrafe degli uomini del passato, del presente e che saranno ancora. E per ognuno di loro Cristo è morto sul duro legno della croce. Ma gloria a Dio, chiunque si ravvede a Lui come Noè, mediante la fede in Cristo che Dio ha stabilito come Salvatore e Signore degli uomini, trova riconciliazione con Dio e trova riposo nell'anima sua. Nessuno può darti riposo, il riposo non si compra, il perdono non è dato per una valanga di preghiere che devono ripetersi, il perdono non ce lo meritiamo, ma se guardiamo a Gesù, la via, la verità e la vita, e se guardiamo a Cristo, colui che ha aperto la via dell'espiazione, egli giusto, immacolato, incorruttibile, egli vero uomo, uomo perfetto, che non volle mai peccare, non volle mai disubbidire a Dio, ma che cercò sempre l'ubbidienza a Dio e venne sostenuto dallo Spirito di Dio, venne sostenuto dall'amore del Padre, dalla comunione con Dio. Egli ha compiuto e compì sulla croce il lavacro dei nostri peccati, compì il sacrificio vicario per eccellenza, pagando per te e per me. Sul legno della croce di Cristo potremmo scrivere i nostri nomi. Egli morì per tutti, affinché tutti quelli che erano morti credendo in Gesù potessero avere e possono avere anche oggi, 9 luglio 2023, un santo e glorioso perdono, gloria a Dio, che lava l'anima, risveglia lo spirito e, come diceva il fratello che presiedeva, ti darà la libertà di poter glorificare Dio con la tua bocca, senza vergogna, perché realizzi l'enorme bene che ti viene dal cielo, realizzi la grazia e quindi il perdono di Dio, la misericordia di Dio e una riconciliazione con Dio, divenendo Dio il tuo Padre Celeste. E non dovrai più ripetere a memoria il Padre Nostro come un qualcosa di distaccato, come un'opera meritoria, come una preghiera meritoria che ti aggiunge qualcosa che poi chissà te ne potrà venire beneficio, ma tu stesso saprai che l'Iddio del cielo, mediante la fede in Gesù, è tuo Padre, gloria a Dio, per adozione, per redenzione, mediante l'opera di Gesù Cristo. E voglio dirvi che quando la terra fu maledetta dal peccato e l'uomo cominciò a peccare, dice la scrittura che qualcosa si aprì per il bene dell'umanità. Ci fu un certo Lamech che visse 182 anni e generò un figlio. E chiamò questo figlio Noè, il cui nome significa riposo. Finalmente Dio dava alla terra un tempo di riposo che durò circa 120 anni. Un tempo, diremmo, di grazia, di opportunità, in cui la malvagità degli uomini che sulla terra si era moltiplicata, permettetemi, come oggi,
nella modernità della nostra civiltà, nel benessere. I poveri sono più poveri ancora, i ricchi sono più ricchi ancora, e diciamo i poteri sovranazionali emergono sulle nazioni, e le nazioni più in difficoltà sono enormemente debitate, e anche noi siamo debitati perché abbiamo un accumulo di peccati enormi che nessuno potrà cancellare, ma il sangue di Gesù sì, gloria a Dio, il sangue di Gesù, dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, se qualcuno ha peccato o confessiamo i nostri peccati a Dio, e Dio per quel sangue prezioso è giusto e fedele da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Noè, venne divinamente avvertito, e stasera questa parola semplice, questo culto di evangelizzazione semplice, queste preghiere semplici, questi inni semplici, questi annunci semplici, la nostra vita semplice, perché anche noi siamo persone che un giorno affogavamo e avevamo le nostre difficoltà, ma qualcuno ci presentò Gesù, fummo divinamente avvertiti di cose che non vedevamo, di cose che non sapevamo. Qualcuno ci mise al corrente che c'era la buona novella, la parola di Dio, la buona notizia dell'amore di Dio, e ci presentarono Gesù vivente, non più inchiodato alla croce, ma gloria a Dio, risorto. E stasera non sbagliamo a dire, perché Egli ce lo ordina, Egli ci comanda di credere, che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Egli è in mezzo a loro. E noi da questa piazza, da questo angolo di piazza, mentre invochiamo Gesù, mentre parliamo di Lui, Dio sta divinamente esponendo la sua chiamata alla tua vita. Non ha importanza, si diceva, chi sei, non ha importanza quello che hai fatto, non ha importanza dove dirigi la tua vita, non ha importanza il tuo trascorso e il tuo presente. Quello che importa è che tu stasera ti ricevi questa chiamata, mentre Dio ti avverte divinamente che vuole mettere pace, riposo nel suolo della tua vita, nella tua esistenza. Non so in che cosa ti stai dibattendo, non so per che cosa stai lottando, non so cosa sta lottando la tua vita, ma io so che il Signore stasera mette fede nel tuo cuore, fede per credere, per vincere il mondo, come Noè, il cui padre Lamech lo chiamò Noè, perché disse: questo ci consolerà della nostra opera, della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Il peccato maledice i popoli. È vero che le religioni sono l'oppio dei popoli, in un certo senso è vero, ma noi stasera non stiamo presentando di noi stessi, noi ti stiamo presentando colui che un giorno ci fu presentato, Gesù, la benedizione della tua vita, Gesù, l'amore speciale della tua vita, Gesù, colui che genera in te quella forza che nessuno può darti, Gesù, che ti riconcilia a Dio. Basta che tu lo invochi. Noè, divinamente avvertito, come Dio sta avvertendo gli uomini che in ogni luogo abbiano e debbono ravvedersi, come ai tempi di Gesù. Il messaggio di Gesù fu semplice, perché chi credeva realizzava la libertà dalla schiavitù del peccato, dei peccati, realizzava la comunione con Dio, o una cascata d'amore liquido di Dio come acqua scendeva nel suo cuore, e le persone ancora oggi vengono trasformati da quest'amore meraviglioso. Infatti dice la scrittura
che Gesù, dopo aver parlato di alcune regioni della Palestina che erano considerate reiette, impure, e così gli abitanti, egli da quel tempo cominciò a dire, a proclamare, a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Voglio darvi una notizia che è certa, che nessuna religione è buona per morire, ma Cristo Gesù è colui che ti dà la vita, gloria al Signore, perché verrà un ordine mondiale che già in qualche maniera sta assorbendo l'umanità, le nazioni. Verrà un nuovo ordine mondiale, il mondo sta cambiando, sta assumendo una direzione che il nemico delle anime dell'uomo, il nemico di Dio, sta portando l'umanità verso una resa dei conti. Ma a differenza della fine del mondo, noi ti annunciamo che Gesù sta per tornare, gloria a Dio. I cieli si apriranno e il Figlio di Dio ritornerà. Si fermerà sulle nuvole del cielo e Gesù chiamerà a raccolta la sua Chiesa, i santificati che non sono beatificati, che non sono preparati poi alla santità umana, ma sono santificati col prezioso sangue di Gesù. Gloria a Dio. E non esiste ateo che tenga, perché ho conosciuto persone che non credevano assolutamente in Dio, non lo credono, ma quando hanno bisogno, loro sperano che ci sia una mano divina che l'ascolti. Io stasera voglio dirti che Dio non ha una mano, Dio è l'Onnipotente, ti dà tutto il soccorso di cui tu puoi avere bisogno. Ma ritornando, e sto per concludere, ai tempi di Noè, la Bibbia ci ricorda che il Signore chiamava. Dio chiamava gli uomini al ravvedimento, e infatti il Signore disse: ecco, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Stasera è tempo di salvezza, stasera Gesù ti vuole salvare, stasera Gesù ti chiama perché tu possa aprire la porta del tuo cuore, possa aprire anche un piccolo, fare una piccola apertura, sforzati di aprire, mentre Lui sta chiedendoti di arrenderti. La Scrittura ci ricorda che lo Spirito Santo si scontrava con il peccato dell'umanità, perché scorse che l'uomo nel suo traviamento non è che carne, uomo fallace, uomo che viene meno, l'uomo promette, l'uomo illude, si disillude, l'uomo si inganna, ma non può ingannare Dio, perché Dio ti conosce. Voglio dirti che non ti vuole condannare, ti sta offrendo riposo, ti sta offrendo un tempo di opportunità, di consolazione, come abbiamo letto in questo testo. Questo ci consolerà. Stasera Gesù ti può consolare, perché con la nascita di Noè, Dio concedeva, ripeto, un tempo di ristoro. Poi Dio lo chiama a preparare un'arca, perché il tempo del ristoro durava circa 120 anni. Gesù è venuto circa 2023 anni fa, o forse anche più, perché nacque nel meno 5 avanti Cristo, quindi 2028 anni fa. Ecco, sappiate che sono passati più di 2000 anni e Lui disse: io vengo presto. Io vengo presto, e beati coloro che sono lavati nel sangue dell'agnello, le cui vesti sono imbiancate col sangue prezioso di Gesù, le cui vesti sono lavate, gloria a Dio, dal lavacro della parola, perdonati da Cristo Gesù il Signore. E ancora qualche altro testo bellissimo, la Bibbia ci ricorda che Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, perché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io distruggerò la terra con il diluvio, ma tu fatti
un'arca. Sì, l'uomo porterà, diciamo, malessere all'umanità, ce ne accorgiamo. Non sarà la fine del mondo. Nessuno ha detto che ci sarà la fine del mondo, ma noi sappiamo che ci sarà il ritorno del Signore, e quando Gesù ritornerà sarai trovato pronto, sarai un cristiano salvato per grazia, sarai un giovane che si è fatto liberare da Gesù, sarai una persona che si è fatta toccare dalla grazia di Dio, sarai quella persona che non riempie il suo cuore di cose che pensa di avere bisogno, che pensi di avere bisogno perché ti diano la pace, te la danno per un tempo, ti sollazzano per un periodo, ma il cuore rimane vuoto. E un giorno, quando io ho dato la mia vita a Gesù, il mio cuore si è riempito per sempre, ma ho sentito sempre il bisogno, per grazia sua, di non lasciarlo mai, perché Gesù è l'amico migliore, è l'amico fedele. L'ho trovato nella malattia, l'ho trovato nei tempi difficili, l'ho trovato quando la mia vita era piena di domande, ed egli mi ha saputo rispondere dall'alto, anche perché egli è seduto alla destra di Dio, ma ci ha promesso: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Perché Gesù ha mandato lo Spirito Santo che battezzò i 120 nell'alto solaio il giorno della Pentecoste col segno delle lingue, e quel giorno i circa 120 resero testimonianza che Gesù era fedele alla sua promessa, salito al Padre, avrebbe mandato lo Spirito Santo. E voglio dirti che tanti di noi siamo stati battezzati nello Spirito Santo, per grazia di Dio. Sì, il Signore ci ha immersi nel suo Spirito, e questo testimonia alla nostra vita che Gesù è risorto, gloria a Dio. E chiunque lo invoca, egli ascolterà il grido tuo, come stasera abbiamo meditato in una comunità a Ficarazzi di Agar e di suo figlio. Il Signore udì la voce di quella madre, udì il grido di quel ragazzo, perché l'Iddio del cielo, l'Iddio che stiamo proclamando, non è l'Iddio dei bigotti, non è l'Iddio degli anziani, è l'Iddio dei piccoli, dei ragazzi, dei fanciulli, degli adolescenti, dei giovani, l'Iddio degli adulti, delle famiglie, l'Iddio che ancora oggi opera segni, prodigi e miracoli quando noi ci rivolgiamo nella sua preziosa volontà, invocando il nome benedetto del Signore. Invoca Gesù e sarai salvato, cercalo e lo troverai. Egli preparò un'arca in maniera miracolosa. Così il Signore ha preparato per noi, attraverso Gesù, il piano della salvezza. Quando l'uomo disse: lo abbiamo crocifisso, Gesù gridò subito dopo: Padre, tutto è compiuto, gloria a Dio. E stasera, se tu credi, e credi con tutto il cuore, la parola di Dio ancora stasera si concretizzerà nella tua vita, sarà sì, amen. Dio ti verrà incontro nel tuo peccato, nel tuo bisogno. Dio ti sosterrà col suo Spirito, Dio ti metterà quella forza soprannaturale per vincere il tuo stato d'animo, per poter dire: Dio mio, ascolta anche me. E vedrai, mentre tu spezzerai il tuo cuore, e con una preghiera semplice, una fede semplice, tu invocherai il Signore ti risponderà. Oh, l'amore di Dio verrà nel tuo cuore, gloria al Signore. E Noè portò a salvezza, vivendo secondo Dio, secondo la fede di Dio, secondo l'annuncio di Dio. Portò a salvezza sua moglie, portò a salvezza i suoi 3 figli maschi e le sue 3 nuore. C'è scritto nella scrittura, e chiudo: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, aiutato, liberato, soccorso, tu
è la casa tua. Vogliamo pregare insieme stasera da questo luogo e dire: Signore, quello che io non sono riuscita ad ottenere per quasi un terzo della mia vita, per quasi metà della mia vita, o forse tre terzi della mia vita, Signore, ti prego che stasera, mentre questi cari pregheranno, io mi unirò alla loro preghiera e tu, Signore, rispondimi dal cielo affinché io possa avere consapevolezza che tu sei realmente l'Iddio vivente e vero, perché te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo Figlio, che tu l'hai benedetto e consacrato in eterno. Amen. Ringraziamo a Dio per questo bel messaggio. Noè per i suoi figli, oggi Gesù per ognuno di noi, l'arca che Gesù salva la nostra vita. Vogliamo scendere in preghiera perché c'è quell'unzione dello Spirito Santo in mezzo di noi. Vogliamo scendere in preghiera, pregami insieme, poi canteremo. Gloria a Dio, benedetto sei Gesù. Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, ora della gloria. Gloria di chi non mai, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, per questo bel messaggio che tu concedi questa sera alla vita nostra, a tutti coloro, Signore, che hanno ascoltato, Signore, alleluia. Benedetto sei tu, Dio degli eserciti, Signore, continua potentemente a toccare i cuori quando hanno ascoltato, Signore. Gloria, gloria al tuo nome, Signore, sei meraviglioso, Signore. Sì, Gesù, gloria al tuo nome, Gesù. Ti ringraziamo per la tua grande fedeltà, per la tua grande benignità, Signore. Oh Dio benedetto e misericordioso, quanto amore tu verso la tua creatura, Signore, grazie. Grazie, ancora diciamo continuamente da profondo nei nostri cuori, il Re di chi non mai, alleluia. Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Fratello Umberto, avvicinati, ringraziamo Dio per il messaggio di questa sera. Gloria a te, Gesù. Benedetto sia il Signore, grazie. Signore, gloria al tuo nome. Alleluia. Ti adoriamo, Signore, con tutto il nostro cuore. Grazie per la tua divina parola, Signore, che è quella stessa parola che un giorno ha compunto i nostri cuori ed è entrata come una spada e ha diviso l'anima dallo spirito nostro e ci ha fatto vedere chiaramente chi è l'unico Salvatore. Ed è Cristo Gesù che si è presentato e ancora stasera ti ringraziamo, Signore, per la tua parola unta dello Spirito Santo. Fa sì che ancora questa spada possa penetrare nei cuori di chi è veramente nel bisogno, di chi ti ha cercato e fino ancora non ti ha trovato. Ma stasera questa opportunità di quest'arca di salvezza che si chiama Cristo Gesù, l'unico Salvatore, possa entrare nella tua vita. Perché in Lui solo potrai realizzare tutto quello che stasera è stato predicato, qual è la pace, l'amore, la salvezza della tua vita e la confessione dei tuoi peccati per aver sì di poterli cancellare in quel sangue glorioso che ancora su quella croce scorre per ognuno che si arrende. Ti ringraziamo perciò, perché anche noi siamo stati compunti di quella parola di grazia, di giustizia ed amore e abbiamo confessato davanti a te, Signore. Ci sia qualcuno che ancora stasera per la tua parola sia stato compunto, sia stato toccato da questa parola di grazia e di potenza che ha trasformato ognuno di noi, perché sei tu che hai scelto noi per quella parola. Fa sì che ancora quelli che hanno ricevuto questa parola, perché essa non torna mai a vuoto senza aver fatto quello per cui tu la mandi, e noi ti ringraziamo per questo, perché l'hai fatto con noi. Fallo ancora per tutti coloro che stasera sono stati toccati, anche se non si avvicinano. Signore, fa sì che quella parola cresca nei loro cuori affinché possano venire al ravvedimento. Signore, grazie per quello che continuerai a fare. Noi ti preghiamo per quest'anime ancora stasera ad Altavilla Mince, come noi siamo stati toccati e resi figli tuoi per quel sangue glorioso che ancora ci purifica da ogni peccato. Fa sì che anche Altavilla Mince si possa convertire a te
e dare gloria al tuo santissimo nome. Signore, grazie per il tuo servo, grazie per la tua parola, grazie per ogni bene. Ancora stasera ti diciamo: compungi, Signore, laddove le parole umane non riescono. Sia la tua parola, Signore, che possa fare la differenza e possa tu convertire di peccato, di giustizia, di giudizio, perché questo fa la parola di Dio dentro ognuno di noi. Signore, noi siamo arresi nelle tue mani, fa sì che ognuno di loro si possa arrendere a te e possano conoscerti quale personale salvatore, perché hai in serbo cose meravigliose e hai in serbo quell'amore, quella pace, quella gioia, quella cosa che nessuno potrà mai toglierci, che è la salvezza in te per il tuo sacrificio vicario. Nessun nome sull'universo è atto a poter salvare, ma solo il tuo nome, che questa sera è stato predicato, unto dalla parola di Dio. E noi ti diciamo grazie, grazie per lo Spirito Santo che ancora ha cominciato un'opera in ogni cuore e lo porterà a compimento. Signore, grazie, rimani con noi, rimani per il rimanente di questa sera benedicendo le anime nostre. Continua, Signore, a salvare, perché è tua prerogativa voler salvare gli uomini peccatori, benché quello che abbiano fatto, ma tu sei venuto per guarire, per sanare, per salvare e per perdonare i peccati. Noi ti ringraziamo per questa libertà che ancora stasera senza tema abbiamo predicato l'Evangelo tuo di grazia. Non ci vergogniamo, ma vogliamo continuare a dare quella buona notizia che salverà le anime di chi ascolterà, si pentirà e si arrenderà nelle tue mani. Grazie Padre per lo Spirito tuo. Ti chiediamo ogni grazia, ogni soccorso nel nome di Gesù, e per il suo nome ti diciamo grazie, che è benedetto in eterno. Thank you.
Signore, grazie, perché siamo la divina presenza, Signore. Perché presentiamo lo Spirito Santo e sta avvolgendo la nostra vita in una maniera particolare, Signore, questa sera, Signore, veramente, per grazia, Signore, abbiamo ricevuto da Te, Signore. Per grazia abbiamo dato ancora agli altri, Signore. E cosa mi hai detto? Per grazia, Signore, vedremo il frutto di questa evangelizzazione di questa sera, Signore. Sì, Signore, Ti ringraziamo per quello che hai fatto in una maniera meravigliosa questa sera, Gesù. Voglio Tu continuare a benedire questo paese grandemente, Signore. Voglio Tu chiamare anima al ravvedimento, Signore. Affinché insieme, Signore, Ti possiamo glorificare, Signore. Sì, Signore, apri gli occhi dello Spirito, Signore. Apri gli occhi affinché, Signore, possano vedere la verità. Perché Tu sei la verità, Gesù. Solamente Tu, come sei detto, come diceva dopo la parola, Tu sei la via, la verità e la vita. E se vogliamo arrivare al Padre, solamente Gesù è la via. Così dice la parola. Se vogliamo arrivare al Padre, Gesù è l'unica via. E noi Ti ringraziamo, Signore. Continua a benedirci grandemente, Signore. Ogni cosa, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù, in quel nome glorioso e benedetto in eterno. Canteremo qualche altro canto, canteremo. Poi daremo qualche annuncio e gloria di me. Benedetto sei Gesù, grazie, Signore.
Eccoci, grazie, grazie di poter essere tutti pronti per il suo ritorno. Prima di chiudere il servizio, volevo comunicare chi è interessato. Se qualcuno è interessato a poter leggere la parola di Dio, se si accosta gliela diamo gratuitamente, affinché a casa possa leggere la parola di Dio. Noi la diamo con gioia, perché una volta l'hanno regalata a noi, oggi noi la vogliamo regalare a chi è interessato, affinché possa vedere le meraviglie di Dio. Ancora volevo comunicare che noi siamo una piccola comunità qua ad Altavilla Mircia, in via Loreto numero 79. Tutti i sabati ci riuniamo alle 9, alle ore 18 insieme per poter dare gloria a Dio. Chi è interessato, chi vuole scoprire ancora chi è veramente, non noi, ma chi è Gesù, perché quello conta, scoprire veramente chi è Gesù. Noi sabato vi aspettiamo affinché insieme possiamo parlare, insieme possiamo leggere la parola, perché la parola quella che compunge il cuore, non siamo noi. E insieme possiamo dare gloria a Dio. Questo è il nostro desiderio, noi vi aspettiamo, perché siamo certi che la parola non cade mai a vuoto. Perciò la parola sta compungendo i vostri cuori. Noi vi aspettiamo per sabato. Se non sarà per sabato, noi ritorneremo un giorno e ancora una volta insieme vi annunzieremo la buona novella, perché il Signore vi vuole portare veramente a salvezza delle anime vostre, perché il giorno arriverà, dicevo poco fa, arriva per tutti e Dio vuole salvare chiunque. Ma la parola dice ben chiaro: chi accetterà Gesù nel suo cuore sarà salvato. E noi vogliamo questo, che chiunque sarà salvato. Gloria a Dio. Adesso invocheremo l'amore grande di Dio e poi ci legheremo alle nostre case. Chiudiamo gli occhi e diamo gloria a Dio. Grazie, oh Dio. Oh Dio benedetto e misericordioso, ti ringraziamo, Dio di gloria. Sì, Signore. Oh Dio Padre Celeste, ancora grazie per questo insieme di questa sera, Signore. Grazie per le tue meraviglie, Signore. Grazie per quelle persone che hanno ascoltato, Signore. Grazie perché tu hai toccato i loro cuori, Signore, e hai parlato all'intimo della loro vita. Anche se non si sono avvicinate, Signore, ti ringrazio perché tu hai parlato, Signore. Ancora l'amore di Dio nostro Padre, e la grazia del nostro Signore Salvatore, e la comunione, i doni, lo Spirito tuo Santo, Signore, siano con tutti noi. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, grazie. Che Dio vi benedica, amici che avete ascoltato. Gloria a Dio.